Buongiorno, vogliamo vedere se questa funzione soddisfa al teorema di Lagrange nel seguente intervallo. E cominciamo ad osservare che si tratta di una funzione razionale intera, pertanto il suo dominio è tutto l'insieme R dei numeri reali e dunque da ciò significa possiamo sicuramente dedurre che la funzione è anch'essa definita a maggior ragione nell'intervallo meno 1, 3. Si tratta di una funzione continua, perché ricordiamo che le funzioni razionali intere sono continue in tutto l'intervallo in cui sono definite, quindi a maggior ragione nell'intervallo meno 1, 3. E lo stesso dicasi per la derivabilità. Le funzioni razionali intere sono derivabili in tutto R, quindi a maggior ragione nell'intervallo aperto meno 1, 3. Pertanto questa funzione soddisfa alle condizioni del teorema di Lagrange. E dunque, quindi lo ricordiamo un attimino, quindi abbiamo una funzione f di x che è definita in un intervallo chiuso a b, deve essere ivi continua, deve essere derivabile nell'intervallo aperto a b. Se accade tutto questo, per il teorema di Lagrange possiamo dire che esiste un punto c appartenente all'intervallo aperto a b, tale che la derivata prima nel punto C sia uguale a f di b meno f di a fratto b meno a. Evidentemente questa è l'ipotesi che b e a non siano uguali come nel nostro esempio. E quindi a questo punto, siccome la nostra funzione soddisfa il teorema di Lagrange, vuol dire che esiste questo punto C interno all'intervallo, quindi esiste questo punto C appartenendo all'intervallo meno 1, 3, tale che la derivata prima in questo punto C che non conosciamo deve essere uguale a f di b, siccome b è 3 e a è meno 1, f di 3 deve essere uguale a meno f di meno 1 fratto 3 meno meno 1. Cioè il teorema di Lagrange ci garantisce che esiste un punto C interno a meno 1, 3 all'intervallo meno 1, 3, tale che la derivata prima in questo punto C che non conosciamo ancora sia uguale a questo rapporto. Cioè la derivata prima nel punto C deve essere uguale. F di 3 significa sostituire 3 nella funzione, quindi 3 alla terza 27 meno 6, cioè 21. Meno, quando sostituisco meno 1 ottengo meno 1 al cubo che farà meno 1 più 2, cioè 1. Quindi meno, questo era meno 1, quindi era praticamente più 1, dunque 1 qui, fratto 3 meno meno, qui significa più, perché meno 1 per meno 1, quindi fratto 4. Cioè la derivata prima in questo punto C, ancora non sappiamo qual è 21 meno 1 che fa 20, fratto 4 e 5. Grazie a questa equazione riusciremo a trovare il punto C. Qui significa che dobbiamo fare la derivata prima della nostra funzione, e sarà uguale a 5 in questo punto C che vogliamo trovare. Qual è la derivata prima? Evidentemente la derivata prima è 3x quadro meno 2. Pertanto, sostituendo, otteniamo che 3 nel punto C che vogliamo determinare elevato al quadrato meno 2 è uguale a 5. La sostituzione ad x del punto C, diciamo, è anche superfluo, perché in realtà bastava scrivere 3x quadro meno 2 uguale a 5 e risolvere l'equazione che si otteneva. Pertanto potremmo anche scrivere tranquillamente così e risolvere questa equazione. Anzi, procediamo proprio così. Pertanto 3x quadro sarà uguale meno 2, passa al secondo termine, diventa più 2, uguale 7, da cui x quadro uguale a 7 terzi. Quindi x uguale alla radice quadrata di 7 terzi, chiaramente questo in valore assoluto, e pertanto significa che x sarà uguale a meno la radice quadrata di 7 terzi e l'altra volta uguale alla radice quadrata di 7 terzi. Abbiamo trovato due valori, vediamo se sono accettabili tutti e due o nessuno o soltanto uno. Evidentemente sarà accettabile quel valore che è compreso tra meno 1 e 3, escluso meno 1 e escluso 3, perché ricordiamo il punto C appartiene all'intervallo aperto meno 1, 3. Evidentemente si verifica facilmente che il punto che verifica la condizione è x uguale alla radice quadrata di
di 7 terzi. E quindi il punto C che verifica il teorema di Lagrange in questo intervallo, per quella funzione, il punto radice quadrata di 7 terzi. Si dimostra invece che l'altro valore non verifica il teorema di Lagrange perché non appartiene all'intervallo aperto meno 1, 3. E l'esercizio è finito.